Salve a tutti, maledetti. Ah, Banksy. Quanto è bello il ragazzo che sta lanciando un mazzo di fiori? Quanto è bello quel topino sul lato della strada? Quanto è bella la bambina alla quale sfugge il palloncino rosso a forma di cuore? Bello, bello, bello. Ma fermi un attimo. Questi sono tutti soggetti. In questo momento stiamo dando un valore di gusto che non prescinde la morale ai suoi soggetti. Valore morale chiaro e piacevole, perché è condiviso da noi che lo stiamo guardando. Poniamoci però ora una domanda. Perché Banksy rimarrà uno dei più esteticamente rilevanti street artist di ogni epoca? Ho già parlato di street art e di quanto sia necessario esperire queste opere contestualizzandole nell'ambiente. Perché nella street art il contesto è parte dell'estetica, ed estrapolare un'opera dal suo contesto è il male. Ma in realtà le persone non parlano quasi mai di estetica, si accontentano di bagnarsi con l'ermeneutica. E lo sapete perché? Perché è più semplice, è più spiegabile, e soprattutto puoi farlo tranquillamente, appoggiandoti agli insegnamenti accademici per sentirti più sicuro. Nell'estetica no. Come quelli che pretendono di parlare di land art senza aver esperito dal vivo quella modifica artistica del luogo. Ed un po' nella stessa misura del concetto c'è chi cita e chi viene citato, nell'arte c'è chi crea gli stili e chi li segue. Banksy ha creato uno stile estetico, tramite anche l'uso dello stencil, unico e perfettamente cementato nel contesto dove è nata questa estetica. Il suo stile è un'ombra, come se fosse un negativo scarno, realistico nell'immagine, ma utopico nel concetto, di un utopico che sfocia, in alcuni casi nel surreale, ma è un surreale, molto spesso, di concezione sociale. È surreale vedere due poliziotti che si baciano? No! Lo diventa nella mente della società. È surreale vedere due bambini che giocano con la sabbia vicino a una crepa nel muro dove oltre si vede una spiaggia? No! Lo diventa una volta contestualizzato dove è stato creato. Sempre nella mente della società, che sa che conosce quel luogo. E parlando di pura percezione, sapete una cosa? Le sue opere sembrano un'evoluzione delle ahimè tristi ombre di Hiroshima. Quelle ombre, anche se non sono proprio ombre, lasciate dalle persone dopo l'esplosione della bomba atomica. Il tratto è essenziale. E cosa più importante di tutte, ma che pare non venga sempre così intuita, è la scelta oculatissima del colore, che si fonde omogeneamente con ciò che lo circonda. Nel momento in cui Banksy dipinge il profilo del soggetto, come già detto, con un tratto essenziale, il corpo dello stesso, il colore del corpo, la sua texture, diventa spesso il colore del muro, la texture del muro. Questo fa sì che, semplicemente, percettivamente, quel soggetto diventa parte integrante dell'ambiente, del contesto. Non c'è assolutamente una volontà di distaccare la figura da ciò che lo circonda. Anzi, è quasi un finto bassorilievo, il che lo rende addirittura più pop del pop. E su questi dipinti dalla cromia camaleontica rispetto all'ambiente che li circonda, ecco che spuntano piccolissime parti di colori vivi, esattamente dove lui vuole che la nostra attenzione si risollevi dal reale, dallo sporco del muro, dall'ambiente spesso degradato dove vengono posizionati, e percepisca un solco creato con la sola estetica di speranza malinconica. Questa speranza malinconica che seguirà ogni suo lavoro nella sua visione morale del mondo. Come già detto, la street art è pop, è una delle massime esperienze contemporanee della pop art, l'arte popolare per eccellenza, che è diventata colonna portante dell'espressione urbana al pari dell'architettura, cioè di quella volontà architettonica di modificare un contesto urbano. Quindi continuo a considerare la street art il punto d'incontro tra la pop art e l'architettura. Anzi, di più, perché tra i vari tipi di percezioni, pensateci, in un contesto urbano subentra, oltre ovviamente la luce della città, oltre ovviamente i suoni, subentra l'olfatto. Strano, vero? Eppure una delle cose più differenti a livello percettivo tra città e città è proprio la percezione olfattiva che si ha, soprattutto nella sua Inghilterra, per chi c'è stato. Volete vivere la massima esperienza nell'esperire una sua opera? Vi consiglio allora di andare a Londra o a Bristol, o comunque in UK. Ovviamente cercate quelle opere che sono ancora vive e non sono state vandalizzate. Ultime due particolarità che mi hanno colpito di Banksy. La prima, anche se è stato ed è ancora un grande detrattore del modo in cui si vende l'arte ultimamente, cosa che schifo molto anche io tra parentesi, non è mai andato oltre un'installazione abusiva in un qualche museo, non ha mai rovinato delle opere d'arte, è sempre stato molto educato a
alla Dusty Eye, almeno finora. Seconda, una delle più grandi trovate è il voler rimanere anonimo. Ma anonimo vero, non concettuale. Anonimo nella misura in cui non si conosce per nulla il suo nome, né si conosce la persona, rimanendo così inattaccabile. Su quel livello davvero becero, cioè quello della morale rispetto alle azioni fatte in vita. Potrebbe essere Cunningham, potrebbe essere Del Naja, potrebbe essere un industriale di Bristol, un magnate delle televisioni russe, mio zio, tuo nonno, sua nonna. Non lo sappiamo, non dobbiamo saperlo. Come in realtà non dovremmo mai saperlo di alcun artista. Quindi rimarrà nel tempo? Sì, penso proprio che rimarrà. E tra 200-300 anni sono sicuro che ancora si parlerà di lui. Dell'uomo che entrò con il machete nel mondo della street art, cambiandone per sempre la percezione mondiale. Cioè, Banksy. Ovviamente condividete questo video per il mondo e qui sotto, oltre a lasciarvi il link del mio libro su Amazon, vi lascio anche gli eventi che sono già usciti tutti quanti di Essere in Arte, i prossimi eventi che farò proprio qui a Roma. Quindi andate ad iscrivervi. Bello a tutti, state discretamente bene. Il vostro The Clabe.